arrivo, eh. Buonasera amici, bentrovati nel mio piccolo laboratorio. Allora, intanto vi spiego subito una cosa per chi mi ha scritto nel video precedente, appunto riguardante le vasche, quindi vari consigli, come chiedo io. Aspettate che c'è rimasto un pezzo, naturalmente il fondo, che a volte un po' si strappa. Vediamo se riesco a toglierlo, eccolo lì. Allora, in tantissimi di voi mi hanno detto: Luca, potresti fare il foro al lato del tubo, sacrifichi una vasca e metti un tubo all'interno e hai l'aspirazione. Oppure, più di uno, adesso non ricordo chi è stato il primo, e l'idea è buona. Invece di fare il foro sopra, che magari diventa, è sempre lì, aperto, e diventa antiestetico, magari, fare il foro dietro. Facendo il foro dietro hai la stessa resa. È vero! Però adesso io giro la camera e vi spiego il perché l'ho fatto comunque sopra e ho mantenuto la mia idea. In sostanza, siccome il banco che io ho costruito è un ibrido, cioè questo significa che io a volte sto facendo delle lavorazioni e magari mi serve fare una piccola fresata. Allora le lavorazioni sono nel piano grande, io tiro sul piano fresa e non vado ad intaccare quel che è. Appunto per quello non ho voluto fare il banco fresa all'interno del banco, perché magari sul centro di controllo, sulla parte alta, ci stava fisso, senza star lì a fare Dio sa che cosa. Però, essendo un ibrido, è ovvio che così sono fuori dalle scatole rispetto a quel che è l'ingombro magari di un'operazione che sto facendo. Quindi, se io il foro lo avessi fatto dietro, osservate dove è il tubo. Il tubo è sul banco e magari io sto lavorando, sto facendo qualcosa. Oppure sto facendo una fresata che non mi serve la barra longitudinale vicina, ma magari mi serve fare una fresata in centro pannello più grande, ho sempre il tubo sul banco. In questo caso, con il discorso di gru a bandiera, il tubo è alto, è aereo, che poi sarà ancora più alto, e quindi io ho sempre tutto libero. C'è sempre un motivo, però mi piace da morire quando voi mi scrivete e mi dite ste cose, perché io continuo a scervellarmi, cioè metto in dubbio me stesso e si continua ad imparare così, ragazzi. Grazie mille. Però è anche vero che c'è una cosa che io ho dovuto considerare: il fatto che l'imbocco del tubo direttamente Festool è un 37. E non esiste una fresa da 37, esiste il 35 oppure esiste il 40. Se io lo vado ad installare così, è ovvio che, vedete, è un brutto gioco. Però il classico tubo di scarico del lavandino, che io ogni tanto uso per tirare su i truccioli grossi, se io lo vado a tagliare a misura, in maniera tale che si vada a fermare in appoggio a quel che è il fondo, che è tagliato già sagomato, e lo vado ad aprire alla metà, quindi creare una bocca, una volta installato questo all'interno, il tubo è fisso, non si muove più. Vediamo cosa ne esce e poi passiamo al lavoro delle tovaglie, dai. Allora, premesso che è ancora tutto provvisorio per quanto riguarda il sistema di fissaggio, aperta una bocca in questo sistema, noi in teoria, tenendo che la mezzeria sia, eccola là, e noi abbiamo il foro completamente a filo perfetto e abbiamo la sua bocca di aspirazione. Ora, siccome io sono come San Tommaso, cioè che se non ci metto il naso, no, nel senso, a parte gli scherzi, ragazzi, gli scherzi, la S del Veneto viene fuori. Allora, proviamo a fare un test. Avete visto che morsettini? Ma prima o poi vi spiego anche questi. Vacca roba! Perfetto! E intanto provvisoriamente a posto. La bocca è lì vicina, in sostanza adesso a me non serve.
per rifilare questo massellino, questa fascia di medio density con il pavimento incollato, a me non servirebbe lavorando con la fresa a cuscinetto, quindi lo tengo lì vicino solo ed esclusivamente per vedere se tutto funziona. Allora, intanto non avevo ancora acceso le luci, sblocchiamo per quanto riguarda il discorso aspirazione e... Muova che roba, muova che roba. Naturalmente quando la presa è ingorda non ce la fa, perché il pavimento è un materiale molto che fa scaglie molto grandi. Però se quando c'è tanto da ascoltare andiamo piano, cioè questo è uno spettacolo, ragazzi. Un vero spettacolo. Proviamo un attimo a capire insieme qual è la mia idea di come fare il discorso del portatovaglie. Allora, dobbiamo simulare praticamente quel che c'è da questa parte, al di là del banco, uguale identico. Quindi avremo una, immaginate il piano fresa capovolto, cioè piegato. Abbiamo, il piano fresa è fatto da il montante che fa sto lavoro qua, e va su e giù, ok? E poi c'è il piano attaccato. Il piano sarà questo che abbiamo visto, che abbiamo fresato insieme, e andrà attaccato insieme davanti. Sporgente da un lato, perché questo è 4,5, questo è 5, sporgente all'esterno perché le vasche sono leggermente più grandi. Vi ricordate, il piano e anche il piano fresa sono stati fatti più larghi, c'è un piccolo dentino appunto fatto apposta. Ora come ora, a prescindere da quel che può essere i due bordi antracite, come sarà il banco, la cosa che forse crea magari un po' di stupore potrebbe essere questa. Io dovrò, e chi è che ci arriva? Eccolo qua. In sostanza, io ho questo tubo, che non mi ricordo se è un diametro 25, credo, che praticamente noi andremo. Cioè, bisogna capire come montarlo e smontarlo. Se la tovaglia io la devo... in teoria vorrei che succedesse il fattore srotolamento e poi manualmente, giustamente, lo vado a riarrotolare, no? Però io non voglio fare... Visto e considerato, aspettate perché magari faccio fatica poi a spiegarmi. Questo è un montante, questo è l'altro montante. Immaginate di essere davanti, di fronte alla testa del banco, no? Quindi avremo un montante qui, l'altro montante qui. Io il tubo non lo voglio forare e infilare da un lato. Non esiste. Il murale deve rimanere bello come è pieno anche questo. Allora, andremo a fare un foro del diametro del tubo, un foro alle altezze desiderate, in maniera che il tubo, tagliandolo 1,5 cm più lungo parte per parte, andremo dentro.
E magari il foro lo faremo con un invito in diagonale verso l'alto, in maniera tale che dal momento in cui io vado ad inserire il tubo tagliato a misura, lui entra ma per caduta, perché trova il foro un po' asolato, un po' in diagonale. E fin qua ci siamo. Quando però io vado a tirare la tovaglia sul banco, è ovvio che il tubo si alza. E si alza e allora la tovaglia cade per terra tubo, tovaglia e cadono anche tutti i santi insieme a San Pietro e magari anche quelli del calendario arrivano in aiuto e questo non deve succedere. Perché non succeda questo? Che cosa mi sono proprio fulminato. Andiamo a montare una cerniera metrica sul lato esterno della testa del 45, no, spessore 45 sul lato esterno. Sul lato interno andremo ad attaccare, questa è la matrice, ma la calamita è uguale. Sul lato interno andremo ad attaccare una calamitina. Quindi una la placchetta sulla fascetta nera, la calamita direttamente sul montante. In modo tale che questi due montanti che faranno da simulazione come il piano fresa, io diventino due portine in maniera tale che aprendole, quindi si scollegano dalle calamite, il tubo è libero. Però dal momento in cui io le chiudo e vado a tirare le tovaglie, il tubo non sarà in grado di aprire le due portine perché chiuse con calamite. Non ho fatto un campione test, quindi che la cosa funzioni o no, come dico sempre, non lo so. Però proviamoci, come sempre del resto. Altra piccolissima premessa prima di proseguire con il lavoro. Allora, nel frattempo diciamo che questo è l'incasso della placchetta, perché lo spessore della calamita e lo spessore della cerniera metrica chiusa sono identici, 3 mm. Quindi questo significa che la placchetta, quando questa pseudo porticina andrà in chiusura, deve incontrare lo stesso spessore per essere dritta. La seconda cosa che vi voglio far notare, perché uno potrebbe anche dire: sì, ok, ma se tu dai uno strattone, le due portine si aprono, il tubo cade e insieme tutti i santi. Però, se noi, attenti bene perché questo è il discorso fulcro. Il tubo non è che lo dobbiamo incassare all'interno del muraletto di 5 mm, perché è ovvio che se il tubo lavora in punta alla portina, riesce a far forza e la portina la apre. Noi dovremo entrare per i 2/3. Quindi cosa significa? Che il tubo andrà a far pressione molto più vicino alla cerniera. Quindi il punto di sforzo non sarà sulla punta della porta dove fa più leva. Ma se il tubo invece di fare sforzo qui lo fa a oltre la metà, è ovvio che è molto più difficile, cioè praticamente impossibile. Perché più vado vicino al punto di cerniera con le calamite dall'altra parte, è ovvio che più è lo sforzo che il tubo dovrà fare per aprirle. E le calamite sono delle vere bombe. Allora, permettete se no mi dimentico dove sono arrivato, perché adesso voi starete pensando
cosa sta facendo. Questi tre non li avevo fatti. Allora, questi praticamente sono degli spessori. Mamma mia che casino. Sono degli spessori fatti con la stampa 3D. Perché? Il banco fresa, quando è a riposo, praticamente vi siete accorti nei video precedenti che ho poggiato e ho posato, proprio installato sulla parte inferiore di battuta, due piedini regolabili, appunto perché lui in chiusura con lo spessore delle cerniere rimane staccato 8 mm praticamente in verticale da quel che è. Andiamo a vederlo un attimo, perché magari poi qualcuno che ha cominciato a seguirmi da poco non lo capisce. Eccolo lì, vedete che lui rimane distaccato, c'è un piedino sotto di compensazione, eccolo là, appunto per regolarlo a 90 gradi con il piano. Ora come ora, se la vaschetta che è qui di là è identica, io dovrò arrivare a quelle misure lì. Intanto qui abbiamo un 23, dall'altra parte abbiamo un 20. Perché ho utilizzato un medio density più sottile? Intanto vediamo questa, eccola lì, guardate, che lo spessore che ho fatto ricade giusto. Quindi qui c'è un 23 di piano che sarebbe un 19 più 4 mm e mezzo, mentre dall'altra parte ho utilizzato un 16 mm di medio density più i 4 mm e mezzo del piano. Perché questo? Perché quei 3 mm di differenza che ci sono tra quello del piano fresa e questo qua sono praticamente questa differenza qua, i 3 mm della cerniera. Quindi la cerniera metrica più questo spessore utilizzato fanno l'esatta somma del piano fresa. Però ci manca quello spessore lì, che è quello di compensazione, e allora noi utilizziamo questi spessori. Abbiamo fatto una cosa un po' fighetta, no? E allora, perché, allora, considerando il fatto che dall'altra parte, quindi dalla parte, da questa parte, io ho tre fori, e non è che vado a fare due buchi vicini per spessore, perché poi diventerebbe macchinoso da vedere e anche inutile. Quando io ho tre viti che entrano nell'ossatura del banco, non mi serve, non devo attaccarci il motore di un camion, come dico sempre, no? Quindi, tutto sommato, se andiamo a vedere, io ho fatto uno spessore che ha praticamente un foro solo, però quando io vado, se avessi fatto il foro in centro e vado a fissare la vite, c'è il rischio che lo spessore, essendo interno ai due murali, mi giri e ruoti. Allora invece di fare il foro in centro ho detto lo facciamo di lato. Però come facciamo a tenerlo fermo? Per inerzia? Per caduta? No, basta fare alla stessa posizione un perno. Quindi cos'è che ho fatto io? Dal momento che ho deciso la distribuzione delle viti sulla parte in faccia a vista, quindi che sarà questa, che da una parte avrà la cerniera, premetto che sono cose che si vedono solo con lo sportellino aperto. Questa sarà fatta così, eccola qua, questa è la destra, abbiamo la cerniera metrica, vedete le viti sono fuori dalla cerniera e dove ci sono questi due segni ci vanno le due calamite. Ora come ora, con tre fori dall'altra parte, ho detto faccio il foro passante e quello è quello decisivo che entra, però poi devo fare il passo, che qui ho scelto un passo 3 e 2, il passo del papà di Gesù, se ricordate a ritroso nei video. Ho detto foro passante, come faccio a copiare praticamente quello del perno? Non faccio altro che mettere il perno nel foro passante e farlo ruotare alla posizione che voglio, e quindi ho fatto gli altri tre, mi sono segnato i tre perni. Ora in sostanza, montando lo spessore dove mi avete appena visto forare per il perno, in automatico io avrò lo spessore corretto per fissarmi direttamente all'ossatura del banco. Quindi così noi avremo fatto una cosa un po' figa, poi una volta installata la vedremo insieme. C'è anche un filo d'aria che passa ed è anche carino da vedere. Quindi all'interno avremo le tovaglie e quindi non mi serve una cosa ermetica, ma dovevo compensare quella misura lì per la profondità della vaschetta.
Ora termino la preparazione anche dell'altro e prima di installare tutto bisogna forare per montare, per fare la simulazione del montaggio del palo. Poi quei murali qua devono ancora essere verniciati, però intanto sto facendo, diciamo, un premontaggio anche per capire se è tutto corretto. Ok, adesso per il momento a noi interessa il livellamento della vaschetta e la centratura, nel senso che noi con il muralino di apertura a filo interno dovremo essere a filo della vaschetta esterno. Allora viene fuori il gioco dall'altra parte. Abbiamo messo in posizione, diciamo, no, non sono ancora pronto. Perdonatemi, la cosa è un po' più lunga del solito. La cosa era più lunga del solito perché? Perché qui ci giochiamo il piano girevole. Dall'altra parte, vaschetta fissata al montante scusate, all'ossatura del banco, il piano deve essere in linea perfetto. In questo contesto la vaschetta deve essere centrata e i murali devono essere montati a filo esterno in maniera tale che quando la porticina io la tengo all'interno deve sfociare a filo della vaschetta. Poi se scappa il mezzo millimetro, ragazzi, ecco, però cerchiamo di non farlo scappare, insomma, ecco. Allora cambiamo inserto e buttiamo su queste suppostine, in teoria dovrebbero trovarsi. Spessore passato, qui siamo in linea e qui credo sia la stessa identica cosa. Muy perfetto, muy perfetto. Sotto siamo in linea, ora posso anche togliere il morso. Gli spessori sono perfettamente in asse perché giustamente con il perno. Portate pazienza, ma questa è una cosa proprio cruciale in questo momento, eh? Così almeno capite bene qual era la mia intenzione. E in questo caso diciamo che l'avvitatore ad impulso fa proprio il suo, perché questi asparagi di vite hanno bisogno un po' di, non dico cattiveria, ma insomma. Ok, bene, ora vi porto un secondo in giostra, naturalmente poi il discorso che facevo l'altra volta sui montantini, vedremo di trovare la soluzione per, vedete, che rimane anche il filo d'aria e va a compensare eccolo là e comincia un attimo, come dire, a nascere quel che si può chiamare la vasca. Il concetto che noi vogliamo raggiungere è questo. Ora ci mettiamo la cerniera, lui arriverà a filo così, perché il concetto poi sarà questo, che sarà identico vedendolo di fianco all'altro e che si aprirà.
in questo modo. Bene. Ora vediamo questo che l'abbiamo visto prima. Ci spostiamo da questa parte e di profilo abbiamo solo la chicca dei tre spessori verdi che richiamano un po', diciamo, le maniglie. Però abbiamo lo stesso effetto, identico, con la fascia a filo, con la fascia a filo. La parte interna sarà quella che poi andremo, come dire, a forare, proprio su questo limite qua, però per mettere e togliere il tubo, porca miseria, eccole lì. Quindi avremo la nostra cerniera metrica, tutto fissato, la matrice neutra è fissata, incassata, come avete visto prima che stavo facendo con la fresatrice, mentre la calamita è in sormonto. Il tutto, una sopra e una sotto, quando io vado a chiudere, andiamo in chiusura e già così, cioè, le mie mani che sono abbastanza forti, devo tirare, quindi voglio dire, non c'è più nessun pericolo per il discorso che si estragga il tubo poi quando verrà montato, e la cosa, come supponevo, è venuta anche figa. Ho deciso, visto e considerato che la dimensione delle bobine, sia della carta che della spugna che andrò a recuperare da qualche parte, non ho ancora il quadro generale della situazione sul diametro. Una volta che io ho la possibilità di avere questo montante intero su tutto l'appoggio del banco, se dovessi cambiare idea, basta che cambi il montante. Non sto andando a toccare l'ossatura del banco, quella rimane sempre comunque tale. Perché non fare più possibilità? Ora apriamo questi buchi anche dall'altra parte e poi non faccio altro che aprirli praticamente sul davanti. Una volta che io andrò a chiudere quel che è il sistema a calamita, è ovvio che in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ben 8 posizioni su come scegliere quanto grande o piccola, o se portare la carta e la spugna sotto, o fare il contrario, o mettere tre bobine, quindi altri materiali. Io questo non lo so, però considerando il fatto che nella mia testa a volte il modulare funziona, ho visto che funziona, facciamolo. E facciamo anche un bel po' di trucciolo. Mi piace sto trucciolo, è bello, bellissimo. Sì, diciamo che non è proprio in me fare le cose semplici, però sembra complessa la cosa. In realtà credo di essermi semplificato la vita. Provate ad immaginare il foro da 25, ok. Se questo non ci fosse, io ora dovrei raddrizzarlo sotto e sopra e in più spaccarlo anche di testa per la profondità. E sappiamo che questo è abete e quindi voglio dire, puntare lo scalpello, per quanto ben affilato sia, sì, c'è il rischio che si apra la crepa. Allora io ho ben pensato di fare tutti i fori di fianco da 25, giustamente, per la profondità di 12,5 mm, cioè mi sono preso come riferimento la culatta della fresa. Dall'altra parte sono entrato appena dietro alla profondità di questo foro, in maniera che il puntalino mi tenesse la guida laterale, e sono andato a forare fino al limite del fianco di destra del foro. Ora, in sostanza, se io mi faccio un microsegno con la squadretta a filo sopra del tondino e mi prendo il multifunzione, vado a scantonare, diciamo, dovrebbe risultare più semplice la cosa, e anche così è anche carina da vedere, cioè è una cosa un po', chiamiamola, da fuori di testa, che poi quando è chiuso, ragazzi, si vede solo il foro, eh. Però lo scopo potrebbe anche essere bello così. Oh, non lo so, mi è venuta così, proviamoci.
Bene, 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 e lo dico fra poco bene, non è mica detto che sia già bene. Proprio come lo volevo io, frenato giusto, va che roba, 8 possibilità. Quindi possiamo mettere oltre ai 2 anche 3, 4, però dipende sempre da che diametro, come dicevo prima. Ed è anche carino da vedere, mi piace di più fatto ad asola che non col foro. Anche se così, vorrei quasi dire che vederlo così sembra che abbia sbagliato, che sia andato troppo dentro. In sostanza non è così, è che l'effetto cerchio trasformato in rettangolo, vedete, è sempre il 25 appoggiato, poi ci sarà anche un po' di lasco. Però prima che questo tubo, per quanto io vada a tirare, già l'ho fatto, diciamo, abbastanza solido, mi apra le portine, hai voglia, hai voglia! Beh, figo, eh. Sembra una cazzata, però a me piace da matti. Che ci posso fare? Ora, ci resta solo ancora una cosa da fare per completarlo, anzi due. Però una è quella che vi mostro, l'altra ve la dico, perché poi me la faccio un po' per conto mio, è il discorso di verniciare i montanti. Che questi due sono gli unici, se vedete la differenza, che non sono ancora al grezzo, però ho preferito... carteggiati ma al grezzo, ho preferito installarli e fare tutte le lavorazioni, perché poi ho detto se li canno, se li sbaglio, faccio presto a cambiarli, due muralotti così tanto di materiale in più che ho comprato e ne ho avanzato. Ora dobbiamo bloccare la vaschetta, che sarà quella che aiuta l'altra a tenere bloccato il piano. In questo caso andremo con la classica spina in legno, per il semplice fatto che fare un domino, anche un domino in verticale si poteva fare, però sapete che la vaschetta è a filo col piano, è a filo col montante, ma non è a filo con il muraletto. Ora come ora, intanto il piatto del domino per farlo in centro non ci sarebbe riuscito e sarebbe stato difficile magari anche trovare la regolazione perfetta a monte e a valle. Quindi andiamo di spina, incrocio con una matita al centro dei due muraletti e andiamo, in questo caso non serve che vado a tornire la spina perché non ho una boccola filettata, quindi andremo ad inserire i nostri due segnaduroni, segna spine, segna chiamateli come volete, e la cosa fondamentale, una volta che qui è tutto bloccato e messo bene, a parte che ci sono le fasce che fanno da guida, però è anche vero che è meglio sempre controllare che il piano non si sia mosso. Quindi andremo a tenere le due dita appoggiate al piano e il piano è perfettamente in linea. Prima di battere andremo a controllare, e qui ci siamo, la posizione anche in questo caso non è male, lo prendiamo e facciamo così. Uno e due. Allora, foratura, vediamo se a occhio riesco ad uscire.
una piccolissima rifinitura e siamo a posto. Facciamo anche il test. Andiamo a togliere i due segnaspine, inseriamo al grezzo e poi magari ci mettiamo la colla. Ci serve un martellino . Adesso si deve far la strada. In effetti lega molto di più sul multistrato che non sul massiccio, però è anche vero che poi noi andremo a metterci la colla sul massiccio, perché la spina deve rimanere sul muraletto e non sulla scatola. Quindi, signori miei, ora come ora, se non tolgo le vasche, il piano non può più girare. Dal momento in cui mi serve la rotazione, tolgo le spine, tolgo la vaschetta, le spine, la vasca, l'altra vasca e lui ruota e lo porto nella posizione in cui desidero. Amici, se mi credete, ho tagliato il tubo della carta con la sega circolare. Non pensavo di riuscirci. Straordinario. Questo è un rotolo naturalmente piccolino che ho trovato in negozio, tanto perché cercavo appunto la bobina grossa, però la bobina grossa potrebbe darmi problemi, nel senso che di solito li si trovano larghi un metro. In questo caso io lavoro sui 75-80 centimetri, voglio dire che poi se è grossa devo calcolare di stare all'interno addirittura del telaio, dell'ossatura e non della spalla solamente. Le tovaglie, quelle in spugna invece, quelle a costine in spugna per levigare, ho cercato, ne ho trovate da fino a 60 centimetri, ma i 60 centimetri che siamo su questa dimensione si lavora sempre o da una parte o dall'altra, e semmai il rullo si sposta va più che bene, non mi interessa prendere tutta la larghezza. Però in questo caso ora possiamo provare la cosa, anche perché su qualche aspetto appunto che si asciugasse quella po' di colla, quel filino di colla dalle spine, e in teoria siamo a posto. Quindi in teoria noi andiamo ad infilare il nostro tubo, lo andiamo ad inserire dove serve. In effetti qui vedete è rotta, questi sono 20 metri, va benissimo, e noi abbiamo la nostra carta. Ora come ora, se volessi essere agevolato al tiro della carta, basta che tolgo la vaschetta per avere meno angolo, però dovrebbe riuscirci lo stesso. Andiamo ad inserire, eccola là, che ora giustamente il piano non si può più muovere. E in teoria eccoci qua, noi abbiamo ora il nostro portatovaglia. Naturalmente poi quando sarà finito il lavoro, anche se va giù, è un attimo, si fa su a mano e tutto torna al suo posto. Ora come ora probabilmente andrò a posizionare, quando avrò preso anche la spugna, andrò a posizionare quella che uso di più, magari sulla parte alta. Però lì è solo da scegliere, e in base al diametro andrò ad avvicinarle o ad allontanarle. Quindi io credo che meglio di così non si poteva fare. E quindi abbiamo terminato anche quel che si chiama il portatovaglie. Manca, come ripeto, manca solo la finitura, un po' di flatting ai questi due montanti, che farò col pennellino, perché con tutta la ferramenta e tutta la tecnica che ci ho messo per installarlo,
ho detto faccio l'installazione al grezzo per provare che tutto sia a posto e poi magari lo smonto per verniciarlo. Non esiste. Pian pianino, pennellino, un po' di pazienza anche dentro alle cave dappertutto e lo facciamo in due manine di flatting come il resto di tutto il banco. Allora, in sostanza a me sembra di aver terminato, cioè significa, beh, bellino però è, anche se è un semplice portatovaglie, però è carino, fa la sua porca figura. Ora ragazzi, vorrei anche dirvi che sostanzialmente mancano ancora due cose fondamentali, anzi forse se ci mettiamo di qua forse ci vediamo un po' meglio, anche per capirci un po' meglio. Abbiamo ancora il macchinario acceso che abbiamo tagliato la carta. Ha fatto un po' di puzzetta però, perché sono andato un po' lentino, avevo paura che mi saltasse il rullo. E nel frattempo ho costruito anche il martello di Thor, martello un po' storto. Allora, volevo dirvi che siamo giunti quasi al traguardo, ragazzi, quasi al traguardo, nel senso che mancano ancora due cose, e due cose soltanto. Poi ovvio che io non le presenterò come puntate del grande banco, quando magari avrò una chicca da presentarvi all'interno di un cassetto per come ho fatto una modifica o cosa. Sarà una modifica, sarà un lavoretto, punto. Quindi io sarei quasi... Sono tante le puntate, sono 20 con queste ragazzi, quindi io direi che possiamo chiudere qui la costruzione del grande banco. Come promesso a moltissime persone che mi hanno chiesto, appunto, Luca, ma ci dirai quanto più o meno ti è costato? Ci darai magari dei dati? Ci darai dei consigli? Ci darai delle dritte? Un qualcosa che possa aiutarci a costruirne uno magari simile anche a noi? Qualcosa farò, nel senso, come ho già detto, magari faremo anche un piccolo riassunto veloce, faremo una puntata impernata su un riassunto veloce dalla presentazione del progetto sino a questo punto. Però le uniche due cose che a pelle, anzi tre mancano a pelle, però mi avete visto fare centinaia di cose di questo tipo sul banco, e il cassetto, quello sotto al vano tecnico. Devo fare una scatola, fissare due binari, ma lì c'è poco da vedere. Ecco, magari c'è da vedere qualcosa di particolare quando andrò a costruire il supporto che lavorerà qui dietro un po' sagomato per la bara longitudinale della fresatrice. E oppure un'altra cosa, un'altra chicca che sarà carina da vedere, ho già accennato, saranno magari, adesso quelle due mensoline lì sono da buttare naturalmente, saranno le mensoline con i porta bit e porta cavoli amari, e cioè cazzi e ammazzi volevo dire, non cavoli amari, nel senso che ho intenzione di costruire qualcosa di un po' particolarino, nel senso costruire un sandwich con delle calamite annegate in maniera che il bit o la punta, come io la raddrizzo, stock, si attacca da sola. Questa è la cosa che già ho nominato, che ho fatto nel sistema, nel carrello mobile che ho in giro quando vado nei cantieri. Quindi ci sono ancora queste due o tre cosine qua, però io direi che chiudiamo ufficialmente il televoto, cioè no il televoto, chiudiamo ufficialmente la 20ª parte del grande banco. Quindi, amici, io sono stato veramente felice di costruirlo, anche se c'è stato qualche momento in cui mi sono detto arriverò in fondo, però ogni qualvolta che io vedevo voi che scrivevate questo, quello, l'altro, è la forza e lo sprono e mi ha portato fino alla fine, insomma. Quindi non mi resta altro che salutarvi, ringraziarvi come sempre per la vostra pazienza, ricordarvi sempre che i contenuti sono nella community Festool, nel gruppo Costruire, Creare e Riparare, carico anche in altri gruppi i quali io sono membro, e il canale dove siamo ora, Invenzioni in Legno di Luca Montemezzo, e trovate dei post, dei fotografici anche su Instagram. Tutto il contenuto, come ho già detto in passato,
Tutte le puntate della costruzione del grande banco le trovate anche su Pinterest. Cercate il mio nome e cognome e li troverete tutte le puntate del grande banco e anche molto altro. Ricordatevi che non c'è nessun obbligo, non c'è nessuna... Io non andrò mai ad insistere perché voi mi seguiate, voi vi iscriviate ai miei social. Io vi dico solo che se volete che questo sia un vantaggio per voi quando io carico un contenuto, saperlo nell'immediato, basta solo che alla fine o all'inizio, quando entrate nel canale, c'è la parolina iscriviti e di fianco c'è la campanella. Se quella la spuntate, una volta iscritti, ogni qualvolta io carico un contenuto, vi arriverà la notifica. Perciò sarete sempre aggiornati, diciamo, in tempo reale. Ma è un vantaggio che io vi sto portando per conoscenza. Sappiate che non sarò mai quello che iscrivetevi, vi prego. Non esiste. Ognuno fa la sua strada, ognuno fa la sua vita. Se amate questa passione e vi piace il modo in cui ci approcciamo nel gruppo, nel canale e anche nei vari social, bene, se no non c'è problema. Amici più di prima. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Non più al proseguo delle puntate, ma alla prossima avventura. Ciao amici!